Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo di Casa Savoia, una delle più antiche dinastie d'Europa, di cui si è parlato recentemente per la scomparsa di un suo componente. E allora conosciamo la sua storia. Fondatore di Casa Savoia fu Umberto Biancamano a partire dall'anno 1000 circa, un uomo scaltro, abile politicamente, che si schierò a favore dell'imperatore Corrado II Salico, appunto della dinastia salica. Per questo appoggio ottenne diritti, privilegi, possedimenti, il controllo dei valichi alpini che mettevano in collegamento il nord e il sud d'Europa e inoltre i passi del Moncenisio, del Grande e Piccolo San Bernardo. Ricordiamo che la Savoia è un territorio delle Alpi occidentali appartenente alla Francia. Questa casata nel tempo, cioè nei secoli, divenne ricca e potente e ambiva ad ottenere corone e regni. Sarà nel 1563 che sposta i suoi interessi a Torino, a Piemonte e quindi arriva nel nostro paese. Andiamo oltre 1713 con la successione spagnola, questa guerra terribile dove l'impero spagnolo viene spartito e otterranno il regno di Sicilia e il regno di Sardegna. Dicevamo una casata potente ma soprattutto ambiziosa e si mise a capo del movimento di unificazione nazionale italiana che porterà alla proclamazione del Regno d'Italia e sarà il 17 marzo 1861 e così la Casa Savoia diventa la famiglia reale d'Italia. Sarà un regno lungo fino al 1946, che dopo ci sarà il referendum a favore della Repubblica. E allora vediamo delle personalità di spicco, quale Carlo Alberto, che appoggia i moti rivoluzionari del 1848 per la liberazione del paese dagli Asburgo. Inoltre è lui, Carlo Alberto, che concede lo statuto albertino, chiamato così, che è la carta costituzionale che sarà in vigore fino al 1947. Gli succederà il figlio Vittorio Emanuele II e sarà il primo re d'Italia 1861-1878. Andiamo oltre, gli succede il figlio Umberto I, che appunto è ritenuto definito il re buono, se la vede con episodi di epidemia di colera nelle varie regioni del paese. E poi ancora durante il suo regno c'è l'introduzione del codice Zanardelli per l'abolizione della pena di morte, come sostenuto dal filosofo Cesare Beccaria. Inoltre, indirettamente, è ritenuto coinvolto nello scandalo della Banca Romana e poi ancora è lui che represse i moti popolari del 1898 a Milano. Verrà ucciso nel gennaio del 1900 per mano di un anarchico. Gli succede il figlio Vittorio Emanuele III, avrà un regno molto lungo, 46 anni, 1900 e 1946, e durante questo regno ci sarà la firma dei patti lateranensi del febbraio 1929, poi ancora purtroppo ci sono state le due guerre mondiali e ancora ci sono state la firma delle leggi razziali. Gli succederà il figlio Umberto II, chiamato anche re di maggio, perché? Perché ha regnato, ha avuto l'incarico praticamente per un solo mese, da maggio 1946 a giugno 1946, che dopo è stato indetto il referendum a favore della Repubblica. Il re se ne andrà in esilio e andrà in Portogallo. Di recente si è aperta la discussione per quello che riguarda il patrimonio della corona, un patrimonio immenso, e quello che è il patrimonio poi i gioielli della famiglia di natura privata. Quindi speriamo che ci sia una corretta distinzione tra gioielli della corona e privata per non arrecare danno alla comunità.